amiche, amici, sintonizzati con Telemag, programma 97 del vostro telecomando. Se riscontrate dei problemi potete telefonare al numero telefonico che vedete in sovraimpressione e siamo a vostra disposizione per consigliarvi tecnicamente il da farsi, oppure potete naturalmente rivolgervi al vostro antennista di fiducia. Se incontrate qualcuno che non riceve più sul programma 97 Telemaic, è bene ricordargli che è necessario fare la risintonizzazione andando in automatico, in modalità automatica, in maniera tale che si riprogrammi il proprio apparecchio ricevente, perché essendo cambiate le frequenze a causa delle nuove concessioni, della nuova disciplina voluta dal governo Renzi è naturale che sono cambiate un bel po' di cose e quindi l'utente è costretto a risintonizzarsi, come sono state costrette molte emittenti televisive locali a cambiare frequenza, ad avere ulteriori spese, a spegnere degli apparecchi, dei trasmettitori, ad accenderne degli altri. L'eco di Acquaviva in questa settimana vi avevamo annunciato che in maniera straordinaria è stato distribuito, è stato pubblicato con il numero 28 già da giovedì scorso. Ma non potevamo mancare l'appuntamento del sabato, giornata tradizionale in cui viene distribuito ad Acquoviva delle fonti in tutte le edicole e la maggior parte delle attività commerciali, quindi con il numero 29, questa mattina sabato 12 novembre. Quattro pagine distribuite gratuitamente. La prima riservata ai titoli e poi all'interno, a pagina 2, Tarallucci, vino, cipolle, rifiuti, acqua viva bellissima, si chiude il giubileo straordinario, resta aperta la misericordia di Dio, quindi domani, domenica 13 novembre, è la data indicataci dal Papa Francesco. E quindi. Rispetto a queste indicazioni sono state organizzate delle celebrazioni eh, ad Acquaviva, ad Altamura, insomma eh, ci sono diversi appuntamenti che potete leggere a pagina 3 dell'Eco di Acquaviva, come i piccoli campioni crescono, questo articolo che riguarda eh, questa disciplina sportiva e l'ultima pagina. Riservata allo sfogo del cittadino, alle vostre segnalazioni. Brevemente vi dirò che, evidentemente, l'assessore che è responsabile della manutenzione delle nostre strade viva in un'altra città, viva in un'altra regione, viva in un altro Stato, vivrà, vive evidentemente, in un altro pianeta se in tre anni non si è reso conto della situazione. Delle strade di Acquaviva delle Fonti, quelle poche che sono state asfaltate, ma pochissime, altre sono state sistemate ad opera della Telecom perché, avendo dovuto tracciare la linea, la fibra ottica, la linea della fibra ottica, poi ha dovuto rifare l'asfalto come in via Guglielmo Marconi, non è opera del comune di Accoviva delle Fonti. In via Guglielmo Marconi quell'asfalto è stato sistemato dall'azienda che per mesi aveva costretto gli abitanti di quella zona a vivere tra le buche e tra le polveri dovute all'asfalto per l'interramento dei cavi della nuova fibra ottica. Certo nessuno vuole opporsi al progresso, tutti noi siamo contenti quando si realizzano dei lavori, sia perché ci sono degli operai che stanno guadagnando il loro stipendio, quindi stanno lavorando, e sia perché avanzando la tecnologia eh, ci sono dei miglioramenti per tutti noi. Ma questo non significa che bisogna eseguire i lavori specialmente sul suolo pubblico, attenendosi scrupolosamente alle leggi, alle norme e ai regolamenti del comune in cui si fanno queste attività e soprattutto rispettando la libertà dei residenti senza costringerli a dover restare in casa come si è fatto per tanto tempo. Per gli anziani del centro storico quando sono stati eseguiti i lavori in Piazza dei Martiri 1799 e le altre strade interessate da quel progetto voluto dal sindaco Squicciarini. È in malo modo, dobbiamo dire, guidato e controllato dall'amministrazione Carlucci, viste le, le conseguenze negative che ci sono state. Ancora oggi, quando piove, alcuni soggetti subiscono l'allagamento delle loro proprietà a piano terra. Parleremo poi dei cestini che sono stati installati, voluti per la raccolta differenziata e poi sono stati trasformati, retrocessi a portacarte, a cestini normali, quanto invece erano state previste là le isole. Per la carta, la plastica il vetro, in maniera sbagliata ne avrebbero dovuto prevedere quattro anche per l'indifferenziato, ma in realtà se la politica, se chi scrive progetti, se chi segue i bandi non comprende quello che sta facendo è poco professionale e poi ci ritroviamo, anziché i quattro cestini, come nelle tutte le normali città italiane, ad acqua viva ce ne troviamo solo tre, plastica, carta e vetro, che poi vengono trasformate perché se ne sono accorti meglio tardi che mai, che evidentemente chi si mangia il panzerotto o esce dal bar in quel luogo deve buttare il rifiuto in un contenitore che non è stato messo lì in opera quando è stata inaugurata la piazza. Quindi l'assessore competente, che in questo caso ha dimostrato ancora una volta di non esserlo, non ha compreso e non ha verificato che mancavano i cestini per l'indifferenziato gliel'avrà detto qualche cittadino, come qualche cittadino gli avrà detto all'assessore, magari ai lavori pubblici, che è brutto vedere dei tabelloni dove saranno affissi dei manifesti per la campagna referendaria, fissati, ancorati tramite un filo zincato. Se non sbaglio dovrebbe essere un filo zincato, ferro zincato, questo cavo che è stato ancorato alle colonne della nostra cassa armonica di Piazza Vittorio Emanuele II. Certo gli assessori che sono così sensibili di acquisire le fonti alla cosa pubblica, al bello, all'immagine, ai centri storici, a quanto detta la sovrintendenza, visto che anche in una lista civica c'è qualcuno che fino a poco tempo fa era coordinatore di una lista civica che lavora alla sovrintendenza, ecco evidentemente aspettava che fosse qualche cittadino a fargli notare che è brutto vedere ancorato dei tabelloni che utilizzerà la politica, perché è la politica che vuole che si installino quei tabelloni. In quella maniera brutta lo vogliono, lo fanno e ce li teniamo. Non è che possiamo fare la rivoluzione perché ci mettono questa porcheria di tabelloni in Piazza Vittorio Emanuele II. Ne fanno di tutti i colori, ci dobbiamo preoccupare di, questi, di questa porcheria di tabelloni che sono anche pericolosi. E glielo dobbiamo dire noi che sono pericolosi perché se là inciampa qualcuno sulla base di questi tabelloni dovrebbe far causa al comune. Ma che cosa gli dobbiamo dire più? È meglio non dirglielo perché ci rendiamo conto che parliamo con i sordi e allora ci auguriamo che nessuno inciampi questi abbelloni. Ma sicuramente i cittadini hanno fatto notare che questi fili zincati stonavano, erano brutti. È brutto vedere una cassa armonica che rappresenta la storia musicale di accogliere le fonti, e ci sono tanti cultori, delle bande musicali, ed è bello ad accogliere le fonti, tanti nostri amici che seguono con passione i concerti bandistici, le manifestazioni culturali che fanno riferimento ad iniziative importanti in campo canoro e musicale, che sicuramente vedendo questo cavo gli avranno detto qualcosa all'assessore del ramo, del ramo, e eh sì, l'assessore del ramo che nemmeno si è reso conto che attorno agli alberi si proteggono gli alberi prima di fissare i cavi zincati, assessore a ramo, si proteggono gli alberi, se queste cose non ti sono state dette lascia il tuo mandato e fai in modo che quell'indignità vada a qualche giovane, anche laureato ieri, che è più sensibile o meglio, è normalmente sensibile verso il rispetto della natura e lo farebbe anche gratuitamente l'assessore pur di vedere il suo territorio ben governato. Invece noi abbiamo degli assessori che non mollano l'indennità come gli è stato chiesto da tanti anni a beneficio dei servizi sociali, per esempio, e non si rendono conto, mentre si eseguono le opere realizzate dal Comune, che hanno ancorato questi tabelloni alla Cassarmonica e che anche qualche ramo d'albero è stato interessato da questo modo molto simpatico, bello, è tradizionale evidentemente per chi lo ha fatto di fissare i cavi zincati, ma le strade sono quelle che sono e in tre anni non sono stati capaci di asfaltarle. In questa zona dello sfogo ritorneremo a parlarne, è ancora lì e ci sono le infiltrazioni che vanno a finire sotto il marciapiede, magari nella cantina all'interno delle fondamenta di questa abitazione che da poco è stata costruita. E il proprietario si deve non solo preoccupare di fare i salti mortali per finire la sua abitazione, la sua dimora, ma deve anche fare i conti con le infiltrazioni, con la risalita dell'umido. E perché risale l'umido? Perché c'è un'amministrazione comunale che in tre anni non è capace di fare un asfalto normale affinché non si crei quella conca d'acqua, quell'acquitrino, quella porcheria in quel punto da oltre tre anni. Dimmi Giovanni, sì. Devo aggiungere che anche prima dei tre anni, quindi anche con Squicciarini, si, si creava la stessa conca d'acqua. Dimmi Giovanni. E mi dicono che anche prima, ma Giovanni, e non è che il problema è nostro, prima qua viva non la vo si voleva fare bellissima, adesso hanno detto che si doveva diventare bellissima. E allora, caro Giovanni? Achille, Nicola e Tommaso se volete acqua viva bellissima quell'acqua là non ci deve essere più Squicciarini non ha mai detto che avrebbe fatto acqua bellissima abbiate pazienza e diamo a Cesare quel che di Cesare scusami Giovanni eh, ma non è possibile giustificare il fatto che quell'acqua debba rimanere altre, altri cent'anni solamente perché non l'hanno fatto i precedenti sindaci, i precedenti consiglieri comunali, i precedenti amministratori che evidentemente avevano ben altro dove far spendere le risorse pubbliche. A noi importa poco, noi dobbiamo fare i conti con i problemi di oggigiorno e quindi là c'è un problema da risolvere. Abbiamo scoperto quindi che l'azienda, una delle aziende la Terza Ampuglia, che ha la possibilità di ricevere la parte umida, che è autorizzata a recuperare la parte umida dai diversi comuni, non aveva mai ricevuto, non aveva mai sottoscritto un contratto con il comune di Acquei delle Fonti o con l'Aro Bari 5. Sì, una, un contatto a settembre e poi che si fa? Noi chiamiamo un'attività commerciale, gli chiediamo hai quelle scarpe che ho visto ieri, 36? E eh, mi rispondono di sì e io sono contentissimo e magari chiamo a settembre. Mi presento lì a fine ottobre, dico mi puoi dare quelle scarpe di cui ti avevo parlato a settembre? Quello mi dice ma stai scherzando. E io rispondo: perché dovrei scherzare? Le scarpe come? Ti ho telefonato, ti ricordi? E quello mi dice: mi risponde, certo che mi ricordo, ma le scarpe io non è che potevo lasciarle ferme lì per te, che non mi avevi dato nemmeno un acconto. Se fossi venuto, avessimo fatto un contrattino, un preliminare, una cartuccella scritta, mi avessi lasciato un acconto, avremmo sottoscritto un impegno entrambi, io commerciante avrei lasciato lì quelle scarpe 36 per te, come se le avessi già vendute. Ma non puoi pretendere che mi chiami a settembre o all'inizio di ottobre e a fine ottobre devo tenere lì le scarpe per te. Io devo vendere, devo pur fare il mio lavoro. Se dovessi fare così... Per tutti i clienti che mi telefonano dovrei tenere il mio negozio solamente a disposizione per dei soggetti che mi chiamano a settembre e vengono poi a novembre a ritirare le scarpe. E se non venendo a ritirare le scarpe e quindi non venendo a ritirarle, io dovrei chiudere l'azienda perché non avrei più i soldi per pagare, per andare avanti e per pagare i miei fornitori. E quindi la stessa cosa è per queste aziende che avrebbero dovuto ricevere questo tipo di rifiuto, perché non è solo la terza ampuglia che c'è nella nostra regione, magari ce ne sono altre, e ma se non c'è un contratto, se non è stato stipulato un contratto, se nessun funzionario ha messo la sua firma su un impegno, non c'è un impegno contrattuale e quindi non si può dire ai contribuenti ai cittadini di Acquaviva delle Fonti che… Non si può partire con il porta a porta nella nostra città perché non c'è la disponibilità di chi dovrebbe ricevere la parte, la frazione umida. Si sta dicendo una cosa che non corrisponde al vero. E soprattutto ci si chiede di pubblicare finalmente all'albo online sul sito del Comune, da qualche parte, un bel manifesto. Un bel, una bella gigantografia, un 200x200, 200, tappezziamo qualche muro di acqua e fonti con in, un, una bella immagine gigante di questo contratto con questa azienda. Nel momento in cui caro sindaco, caro assessore Bruno, cara Giunta comunale, caro Aro Bari 5, questo è avvenuto, sapremo anche noi con chi prendercela, perché Fino a quel momento noi vediamo solamente nella nostra amministrazione comunale i responsabili del mancato avvio del porta a porta. Veniamo a, ad approfondire come vengono stabilite le tariffe, come le nostre cartelle possono essere più o meno alte o raddoppiate o triplicate o del 10-15, dell'N% dell in più. Abbiamo detto in altri incontri che vi sono dei parametri, questi parametri vengono fissati dalla, dallo Stato, quindi attraverso un, un riferimento che è quello che il, 158, il decreto del Presidente della Repubblica 158 del 27 aprile 1999 si sono dati dei riferimenti a tutti i comuni, a secondo che fossero al di sotto dei 5.000 abitanti o al di sopra dei 5.000 abitanti. Ci sono quindi dei parametri e sono gli stessi parametri che vengono riportati come coefficienti, non come entità, che vengono riportati nella famosa delibera del 29 aprile 2016, famosa perché già in quell'occasione, avendo la sfera di cristallo, i consiglieri comunali discutevano l'imposta unica comunale, una integrazione del, del regolamento, e quindi determinavano le tariffe dell'ATARI e quindi andavano anche a votare i coefficienti per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche. In questo caso voglio soffermarmi esclusivamente solamente su quelle domestiche, perché parecchi utenti, parecchi contribuenti si sono chiesti come mai io ho una famiglia di sei persone e pago questa cifra e poi confrontandola con quella di due, di tre, di quattro o di sei di un'altra città, mi sono ritrovato somme più alte o comunque che io ritengo ingiuste rispetto a quello che io produco, visto che si deve pagare rispetto ai rifiuti che si producono, più uno inquina, più si paga, più deve pagare. Questi parametri, questi coefficienti e quindi le quote sia fisse che variabili determinate sono state inserite, iscritte in questa delibera dell'aprile, del 29 aprile 2016. Per quanto riguarda la parte fissa, diciamo che non si poteva sfuggire a quelli dettati dal, dal DPR. Perché? Perché ci sono quelli previsti per il nord, per il centro e per il sud e quindi il Comune non poteva sbagliare anche facendo il copia incolla o la trascrizione. Non avrebbe potuto sbagliare perché non c'è un minimo, non c'è un massimo, non c'è un range. Sono dei, delle cifre giuste e quindi facilmente sono state riportate. Dove c'era la discrezionalità dell'amministrazione comunale è nell'altra parte, nella variabile della tariffa, dove questo famoso coefficiente, il cosiddetto KB, è stato scelto dalla nostra amministrazione comunale, dalla maggioranza. Certo magari non sarà andato Giovanni Nettis a fare il calcolo, non sarà andato Beppe Di Vietri, non sarà andata la Casalino, non sarà andata la Pellecchia, non sarà andata la ma sicuramente gli assessori, che sono l'organo esecutivo del Consiglio Comunale, approvando le tariffe attraverso la relazione portata in Consiglio Comunale del, dell'assessore Luca di Napoli, hanno ben visto questi coefficienti. Per quanto riguarda quindi il KB, il DPR ha previsto questo coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare in tre fasce diverse. La parte minima la media è quella massima. Per esempio, per un nucleo composto da una singola persona, hanno previsto 0,6, lo Stato ha previsto 0,6, quello minimo, il medio 0,8 e il massimo 1. Sapete quale è quello che è stato applicato ad Acquaviva delle fonti? Il massimo. Il numero 1. Quindi coloro i quali vivono da soli e sono singoli occupanti devono sapere che l'amministrazione comunale, quindi l'assessore di Napoli, il sindaco e la giunta, con il supporto, il sostegno della maggioranza e quindi del Partito Democratico, SEL e delle due liste civiche, hanno deciso di applicare a chi vive da solo il coefficiente KB, coefficiente proporzionale di produttività massimo. Uno avrebbero potuto applicare lo 06, avrebbero potuto applicare quello medio è 08. No, hanno applicato il massimo 1. Quindi sappino quelli che vivono da soli, e sono le singole persone, che mangiano poco, che inquinano poco, che buttano i una volta alla settimana perché pochino vanno a inserire nel loro sacchetto. Che gli è stato applicato il coefficiente massimo 1 e rispetto quindi a questo coefficiente massimo 1 è stata sviluppata una tariffa di 66,71 Euro. Stesso coefficiente massimo è stato applicato alle persone che vivono in due, al nucleo familiare che è composto da due persone e anche a quelli che sono in tre, quindi sappiano le famiglie di Acquavia delle Fonti. La coppia appena sposata, i vecchietti che sono in due, o una pic un piccolo nucleo familiare di tre, che è il sindaco Carlucci, l'assessore Bruno, l'assessore Di Napoli, l'assessore Busto e gli altri assessori, di cui non mi ricordo il nome e chiedo scusa, ma evidentemente hanno poco visibilità in questa amministrazione comunale, tanto che io non me li ricordi, e la maggioranza, ma le forze politiche me le ricordo bene, Partito Democratico sel e le due liste civiche hanno voluto applicare i coefficienti massimi rispettivamente di 1, 1,8 e 2,3 alle famiglie che sono composte da una persona, due persone o tre persone. Quindi se queste famiglie hanno pagato qualcosa in meno non è successo nulla e gli sta bene, vuol dire che l'amministrazione comunale ha fatto bene i calcoli. Se invece queste famiglie hanno pagato qualcosa in più, sappino a chi rivolgersi per farsi spiegare per quale motivo, così come prevede la legge, per quale motivo hanno deciso di applicare i coefficienti massimi e non quelli medi o minimo. Perché dove non è spiegata la motivazione, c'è la discrezionalità. E dove c'è la discrezionalità, c'è la soggettività e dove c'è la soggettività, dice Cantone, bisogna vederci chiaro. E noi ci auguriamo che la magistratura, se ha aperto un'inchiesta sui rifiuti, vada a vederci chiaro anche sulla soggettività dei parametri applicati, perché laddove è stata violata la legge non sono state previste, non sono state iscritte le motivazioni. Evidentemente c'è stato un abuso da parte o del funzionario o del politico che ha scelto in maniera soggettiva e non di concerto con le associazioni di categoria, con le parti sociali e con tutto il consiglio comunale altri parametri, perché avrebbe dovuto avrebbe dovuto motivarli. Questo prevede la legge. Ora per una persona, due persone, tre persone, il problema di pagare qualcosina in più forse non ci sta, no? Perché in due, da soli, insomma, si riesce a campare, dove nascono maggiori problemi e si rischia di non riuscire ad arrivare a fine mese, dove le famiglie sono più numerose, perché ci sono più figli che devono andare a scuola, perché ci sono maggiori spese. E allora devono sapere quei nuclei familiari composti da quattro persone, cinque persone, sei persone o più di sei, sono pochi ad Acqua Viva più di sei, che l'amministrazione comunale, quindi il sindaco Carlucci, l'assessore Bruno, l'assessore Di Napoli, l'assessore Busto e gli altri due assessori, di cui mi sfugge il nome perché forse hanno scarsa visibilità in questa amministrazione comunale, ma non mi sfugge il nome del Partito Democratico, selle delle due liste civiche, scusatemi se lo dico così, ma l'ho imparato a memoria e allora mi diventa facile recitarlo e non sbagliare, che loro hanno deciso di applicare i parametri Kb, coefficienti proporzionali di produttività, medi e quindi di 2,6 per 4 persone. 3,2 per 5 persone e 3,7 per 6 persone o più di 6. E quindi chi ha famiglie di 4 persone, 5 persone e 6 persone mi ha chiesto ma perché mi hanno applicato il parametro medio e non il minimo e io gli ho detto e lo chiedete proprio a me, andatelo a chiedere all'amministrazione comunale perché noi glielo abbiamo chiesto e non ci hanno mai saputo rispondere vogliamo sapere, i cittadini vogliono sapere, io ho un nucleo familiare di 5 persone perché mi è applicato il parametro medio e non il minimo. Perché? Perché applicando il parametro medio sono state sviluppate delle quote variabili per utenza per i componenti di 4 di 173,45 euro per i componenti di 5 di 213,48 e per i 6 e più 246,83. Cioè sono stati determinati quei valori che poi vi portavano la cartella ad avere il costo da pagare, 300, 400, 500 euro, 200, quello che fosse. Quindi è chiaro che se l'amministrazione comunale avesse applicato Invece il minimo, anziché 2,6, 2,2, anziché 3,2, 2,9, anziché 3,7, 3,4, che queste famiglie con quattro persone, cinque persone, sei persone, avrebbero senza ombra di dubbio, senz'altro, sicuramente, pagato delle cartelle più basse. Ora questi soggetti si chiedono perché io ho pagato 30, 40, 10, 50 euro in più e la risposta è sempre la stessa. Andatelo a chiedere all'amministrazione comunale e soprattutto questi soggetti hanno il diritto di sapere per quali motivi si è applicato il parametro medio e non il minimo. Se lo Stato italiano ha fatto un decreto in cui ha detto ai comuni voi rispetto allo Stato sociale, rispetto al popolo che governate, rispetto alla produttività e all'economia della vostra città, dovete ben riflettere se applicare il parametro medio, massimo o minimo. Quindi se nella vostra città ci sono molti disoccupati, ci sono delle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, specie le numerose, evidentemente il governo non questo, non vi preoccupate, non questo è una vecchia legge, ha predisposto, perché quello del passato, queste cose se le chiedevano, è certo, noi dobbiamo ringraziare questi signori se nel 99 riflettevano e davano la possibilità ai comuni di motivare. Quelli che stavano nel 99 volevano che si motivassero le cose, quelli che governano oggi non lo sanno. Che si devono motivare, per cui lo fanno senza motivare, se appunto chiedendoglielo. Eh, eh. E quindi noi vogliamo sapere perché, dicono i cittadini, voi ci avete applicato il parametro medio e non quello minimo. Perché poi? L'altra risposta che dà l'amministrazione, e concludiamo, è va bene, ma... Se poi paga di meno la famiglia di 4, 5, 6 persone, deve pagare di più qualche altro, è certo, pagherà di più quella di una persona, di due persone, di tre persone. Uno, seconda risposta, seconda osservazione da parte degli utenti dei cittadini, va bene, ma i rifiuti il costo dei rifiuti viene anche sviluppato rispetto alle utenze non domestiche e quindi dicono questi cittadini a noi farebbe piacere capire come vi siete comportati anche con le utenze non domestiche perché se non avete motivato la scelta dei coefficienti per le utenze domestiche ci viene il dubbio che abbiate utilizzato lo stesso modo di fare per le utenze non domestiche. E per le utenze non domestiche il discorso, la motivazione per intenderci cari esperti dell'ambiente di Sella, mi rivolgo a loro perché loro hanno l'assessore Bruno, che queste cose dovrebbe averle ben sviluppate, noi vogliamo capire. I parametri li avete stabiliti rispetto alla produzione dei rifiuti? Perché un ristorante magari produce più rifiuti di un artigiano, di uno che lavora il ferro, di un falegname, o no? Magari un bar produce rifiuti in maniera diversa rispetto a un altro settore, a un negozio che vende le scarpe, oppure a uno studio professionale dei commercialisti. La produzione di rifiuti è diversa. È logico che dipende sempre dal, dallo studio, perché ci può essere il commercialista, io che mi mangio tre banane al giorno, e il commercialista che invece non mangia banane o frutta e produce solo carte. È logico, però la media, nella maggior parte dei casi, si sa che uno studio di commercialisti, di ragionieri, di consulenti del lavoro, non producono tanta immondizia per intendersi. E allora, i cittadini si chiedono, ma non è che anche per le utenze non domestiche avete scelto i parametri senza motivarli, senza riflettere perché? E perché se noi andiamo a leggere alcuni valori, salta subito all'occhio un dato, per esempio, spero di non sbagliarmi, che per i negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli, ho preso un esempio a caso, è stata scelta la tariffa, il coefficiente, la, la parte fissa, è stato attribuito quello più alto sia per la parte fissa che per la parte variabile per altre categorie è stata scelta magari quella più bassa e allora non c'è commissione di esperti che tenga non c'è intelligenza suprema che tenga basta farsi condi alla femminile come dicono in mezzo a Jardin per capire che se non c'è la motivazione del perché ai negozi di abbigliamento calzature, librerie, cartolerie ferramenti e altri beni durevoli è stato applicato il massimo previsto e ad altre categorie il minimo il discorso diventa soggettivo e si potrebbe pensare che siccome chi c'ha l'altro settore è mio parente io l'ho voluto Aiutare applicando la tariffa più bassa. Siccome là c'è una categoria che a me piace di più, gli ho voluto applicare la tariffa più bassa, il coefficiente più basso degli altri. Poi chi se ne frega se pagheranno di più, chi se ne frega se pagheranno di più i nuclei di 5-6 famiglie. Chi se ne frega. E proprio per eliminare chi se ne frega, il legislatore nel 1993. ci ha dato queste indicazioni, dei parametri più bassi e più alti, perché ci invitava a riflettere. Quindi, cari amici, noi ci ritroviamo ad essere amministrati da delle forze politiche che perdono tempo in scaramucce di manifesti, sawassi, no sawassi, mi hai offeso, non mi hai offeso, che vorrebbero far perdere di vista. A noi giornalisti, e in molti sbagliano i miei colleghi, perché gli danno anche spazio, perdere di vista il fattore principale. Ma a voi questi avvisi di pagamento, questi parametri, questi conteggi, per ce vi siete fatti, tra di voi. È naturale, tra di voi ve li siete fatti, perché invece andavano condivisi con quelle parti sociali, quei rappresentanti dei cittadini che qualche cosa la masticavano, che sin dal 2014 avevano chiesto in silenzio, educatamente, con garbo e con insistenza, non ricevendo risposte, dal 2014 in poi. Allora nel momento in cui non è stato aperto in maniera trasparente un tavolo e ancora oggi in tema di rifiuti questa amministrazione comunale si è rifiutata, in tema di rifiuti si è rifiutata ricevendo la richiesta e non avendola presa in considerazione, di aprirsi al territorio, nasce ancora una volta un'osservazione spontanea. Ma come siete fatti i cunt? Volete continuare a fare il resto? Perché? Perché qua stiamo parlando di milioni di euro. Stiamo parlando di rifiuti, stiamo parlando di un settore in cui Cantone ha detto che le amministrazioni comunali hanno il dovere di aprirsi al territorio e di non essere sorde alle richieste degli utenti. Dove c'è una giurisprudenza e c'è una Costituzione che è ben chiaramente detta delle indicazioni. Io le dico, le chiamo indicazioni, ma detta le condizioni. Per le amministrazioni comunali a cui devono ottemperare condizioni a cui purtroppo l'amministrazione comunale Carlucci sta evadendo giorno per giorno. E quindi Partito Democratico, SEL e le due liste civiche sono corresponsabili, se non responsabili per la maggior parte dei casi di tutto quello che sta accadendo in tema di rifiuti, nel momento in cui fino all'altro giorno porta in Consiglio Comunale un regolamento che deve disciplinare il funzionamento del centro comunale che hanno inaugurato il 2 luglio e che fino all'altro giorno era privo di una disciplina. Ci ritroviamo ad essere amministrati da una politica che anziché aprirsi al territorio ci, la, ci, ci nasconde l'allegato 4, a una politica che stranamente... Non ci fa capire nulla di come hanno deciso e di come hanno scelto i parametri e soprattutto del perché ancora oggi, 12 novembre, non è partito il porta a porta e ci sono utenti che non hanno ancora ricevuto quei contenitori per poter poi essere pronti quando finalmente inizierà la raccolta porta a porta. Vi ringraziamo di aver seguito questo editoriale, quando volete ci incontriamo e guardiamo insieme la documentazione perché voi cittadini che forse non avete avuto il tempo di andarla a leggere o non siete riusciti a trovarla, non avete avuto come me qualche amico, qualche professore, qualche luminare, qualche buon tempone che le carte le ha passate, Evidentemente non potete sapere come si possa sviluppare una tariffa più alta o più bassa e come dove è scritto che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di motivare le scelte specialmente in un settore in cui il servizio viene pagato integralmente dagli utenti, contribuenti, consumatori, che hanno il diritto quindi di leggere le carte e che gli venga spiegato anche il singolo procedimento di questa raccolta porta a porta. La trasparenza. Vi ricordate nel 2013? Che c'è Giovanni? non te lo ricordi? te lo ricordo io ti ricordi Lì la campagna elettorale noi apriremo le stanze noi siamo trasparenti noi ci distingueremo dal vecchio modo di fare politica noi non abbiamo nulla da nascondere noi siamo onesti noi non abbiamo mai avuto le mani in politica noi con quelli di prima non abbiamo niente a che fare Giovanni te lo ricorda o no? sì, eh, e allora? che mi rispondi adesso? Eh, è inutile che abbassa la testa Giovanni non bisogna abbassare la testa non abbassate mai la testa, un appuntamento, scusatemi, è stato molto dinamico quest'oggi, ma eh, chi ha 5, 6 bocche da sfamare deve sapere il perché sta pagando di più e magari c'è chi ha una casa, una villa e gli hanno applicato un parametro, no? Solo perché è singolo è il massimo e eh, va bene, ma bisogna andare a vedere con i numeretti come si riesce ad aggiustare le cifre, questo l'ha fatto l'amministrazione comunale, ha tutelato le classi meno abbienti, nel regolamento c'è scritto che chi non ha da mangiare non debba pagare tanto e debba avere degli sconti, queste sono le domande che si pongono i cittadini, specialmente se poi facciamo nome e cognome via Maria Scalera, via Mele, Via Vitale non vengono spazzate perché c'è lì quella, busta di Cle... quella buccia di Clementino da una settimana. La ditta CNS del fiume, eccetera, eccetera, ci deve spiegare il perché le strade non vengono spazzate quotidianamente. Per la verità, l'assessore Bruno, che avrebbe già dovuto fare aiosa lettere di contestazioni, ma di questo... Evidentemente ne risponderà l'amministrazione comunale in altre sedi, visto che non risponde alle lettere delle associazioni e di quei cittadini che semplicemente gli chiedono di sapere il perché via Meile, via Maria Scalera, via Vitale e via Monsignor Cirelli non vengono spazzate quotidianamente.